Nella versione 2020 di Twinmotion viene introdotta una funzionalità che consente di animare gli oggetti della nostra scena imprimendovi rotazioni o traslazioni. Questi due operatori ci consentono di creare effetti animati che rendono la nostra scena più immersiva ed interattiva. Troviamo lo strumento Animator all'interno della libreria, sotto la cartella Tools Animators. Qui potremo scegliere la tipologia di animazione da associare ad un qualsiasi oggetto del modello. Proviamo ad animare questo portone. Cominciamo selezionando l'elemento Rotator e posizioniamolo esattamente sul cardine del portone. Dopodiché, dal pannello Scena, trasciniamo l'oggetto all'interno dell'Animator e modifichiamo i parametri di animazione. Grazie a questi parametri possiamo modificare l'angolo di rotazione, il tipo di animazione, la velocità di rotazione, con la possibilità infine di attivare il trigger, che genera un'area entro la quale viene attivata l'animazione. Ma proviamo adesso ad utilizzare l'elemento Translator facendo scorrere questa porta finestra affinché si apra al nostro passaggio. Selezioniamo l'elemento Translator e posizioniamolo all'inizio della corsa del serramento. Dopodiché, come per il portone, inseriamo l'elemento all'interno dell'operatore e regoliamone i parametri. Per questo operatore possiamo definire l'asse lungo il quale avviene l'animazione, la distanza di traslazione e, come per il rotator, il tipo di animazione, la velocità e l'area del trigger. Questo strumento può essere utilizzato per animare tanti tipi diversi di oggetto ed in combinazione con altri elementi di Twinmotion ci consente di ottenere effetti stupefacenti. Se volete vedere altri video come questo, iscrivetevi al nostro canale oppure andate sul sito www.waysoft.it.